Ciao popoli Lega Nerd, sono a Milano al The Space Odeon per l'anteprima di The Startup, il film su Egomnia e sul suo creatore Matteo Achilli. Ho intervistato per voi il creatore Matteo Achilli, se siete curiosi di sapere quello che mi ha raccontato restate con me. Allora, quando ti hanno detto che avrebbero fatto un film su di te, come ti sei sentito, come hai reagito a questa notizia, insomma? Sicuramente è stata una notizia forte e inaspettata perché avevo solamente 21 anni, però piano piano sono riuscito a metabolizzarla perché comunque quando si decide di fare un film non è immediata la cosa, bisogna coinvolgere altri produttori, bisogna scrivere il soggetto, la sceneggiatura, e quindi ho seguito con attenzione tutto questo percorso e sono contento che alla fine sia riuscito a realizzare. Quindi diversi partner importanti nel mondo del cinema hanno creduto in questa idea e l'hanno saputa valorizzare. Mi ha colpito molto il significato di Egomnia. Ego, omnia, che si riferisce appunto al merito e al valore oggettivo di una persona contro tutti, nel senso positivo del termine. A un certo punto però c'è una sorta di trasformazione, perché nel corso dello sviluppo della startup diventa Matteo contro tutti, anche un po' da un punto di vista negativo, perché l'ego prevalica su tutto, addirittura più sullo sviluppo della startup. Sì, esatto, diciamo che solitamente in tutte le storie l'interesse dello spettatore c'è quando il buono combatte contro il cattivo, poi alla parola "e vissero tutti felici e contenti", alla frase "e vissero tutti felici e contenti" l'interesse cala e il film finisce. Nel mio caso non c'è un antagonista e probabilmente l'antagonista mio è il personaggio stesso, che comunque, ritrovandosi a vivere delle situazioni atipiche per un ragazzo di 20 anni, per un momento diciamo viene un po' distratto e perde del tempo su delle cose che magari non sono importanti per lui, e che quindi piano piano cercano di trasformarlo in qualcosa che in realtà non è. Diciamo che sicuramente la caratterizzazione dei personaggi è diversa da quella dei personaggi reali, però sono stati molto attinenti e anche io, diciamo, avendo ricevuto molto interesse, tanti iscritti, tanto network a 20 anni, mi sono ritrovato in un mondo che non era mio e poi piano piano sono riuscito a farlo mio. Da quello che si evince nel film, anche un po' sentendo la tua storia sempre filtrata dall'occhio dei media, a un certo punto in effetti l'attenzione, io penso anche al fatto che sia stato fatto un film, tra un po' uscirà il libro, si sposta molto su di te e non tanto su Egomnia, c'è quasi più un personal branding fatto su te stesso piuttosto che sulla startup. Secondo te come mai c'è questa percezione, se è una percezione, e come mai? Ma guarda, io sono contento di questo perché diciamo il marketing dell'azienda mia si è incentrato molto sullo storytelling, cioè non ha pensato tanto a promuovere il prodotto, a promuovere le funzionalità e via dicendo, ma a promuovere l'idea, la mission, la storia che c'è dietro, e normalmente questo si interfaccia, si sposa meglio con una persona, quindi con l'imprenditore che c'è dietro. E questo secondo me è un bene perché permette alla persona di medesimarsi maggiormente, perché può condividere la mission, può condividere l'idea, la storia, e quindi si crea una simpatia maggiore. È chiaro però che quando metti in mostra queste cose, oltre diciamo alla simpatia, attrae anche l'antipatia, che è l'altro lato della medaglia. Però questo diciamo non fa altro che indirettamente aumentare l'interesse per il prodotto. Sono due tipologie di strategia: o pubblicizzi il prodotto e basta, o pubblicizzi la storia. E ho cercato appunto di trasmettere questa mission, queste emozioni, questa voglia di fare, l'attitudine e via dicendo, e credo che sia stata una strategia vincente, perché le persone che poi andranno a vedere questo film o che compreranno il libro che è uscito con Rizzoli potranno pian piano diciamo essere stimolate nel fare meglio e nell'avere anche loro questa attitudine. Quando si pensa a un leader, solitamente uno non pensa a quante lauree ha, a quanto è preparato o a quanti soldi ha, uno pensa ai suoi valori, quindi
quanto si sacrifica per gli altri, alle responsabilità che si prende. E quindi diciamo, per trasformare il prodotto in un prodotto leader non basta semplicemente far vedere quanto il prodotto è preparato, a mio avviso, ma bisogna far vedere cosa c'è intorno e quello che questo prodotto deve trasmettere. E spero che piano piano, insomma, questo messaggio che questa startup vuole lanciare arrivi a più persone possibile. In un recente comunicato stampa è definito Egomnia come un unicorno, che nel linguaggio di startup vuol dire che ha un valore pari a 1 miliardo. Ho notato che però hai comunque fatto una campagna crowdfunding su Indiegogo da $100.000. Come mai? Spiegami un po' questa logica. Sì, noi abbiamo aperto il capitale, abbiamo iniziato a costituire le prime subsidiary. La prima è stata aperta in America e la fine dell'operazione, che finirà nel 2019, arriverà ad avere delle subsidiary dove saranno presenti gli investitori e una casa madre che sarà al 100% mia, che poi verrà trasformata in un SPA. Tutti questi investitori hanno la tutela del socio di minoranza e quindi diciamo l'equivalente di quella percentuale di quella subsidiary lì equivale a una percentuale dell'azienda italiana. Alla fine dell'operazione l'equivalente del capitale ceduto, seppur come tutela e non come azioni, è di circa l'1%, un po' leggermente sotto l'1%. Il valore è così alto perché, diciamo, avendo trovato degli investitori molto interessati all'iniziativa, gli hanno dato un valore molto molto alto per loro interesse. E quindi c'è una cosa che funziona più di qualsiasi modello di valutazione, che è il mercato. Se una persona è disposta a pagarti X per avere tot percentuale, quello diventa il valore dell'azienda. Per fortuna sono arrivati questi capitali, che però per la strategia utilizzata verranno utilizzati solamente per l'estero, quindi non per l'Italia. In Italia rimarrà lo sviluppo, la proprietà dei dati e diciamo tutte le decisioni essendo la casa madre. Ad oggi la community non paga nulla e tra l'altro non viene neanche monetizzata mandando la pubblicità. Noi tendiamo a mantenere questo database sempre molto pulito. Diciamo, volevo iniziare a offrire dei servizi a pagamento agli utenti, però senza venir meno alla mia mission, cioè quella di migliorare le persone, fargli capire diciamo, come incrementare il loro punteggio e aiutarli a trovare lavoro. Ovviamente non posso dire pagami e ti metto in contatto con l'HR Director, verrebbe meno la mission di meritocrazia. Quindi ho pensato di inserire degli assessment. Questi assessment che permettono di dare al candidato un punteggio qualitativo, che ad oggi Egomnia non dà perché dà solo un punteggio quantitativo. In questo modo le aziende hanno quindi la possibilità di vedere un punteggio quantitativo e un punteggio qualitativo del ragazzo o della ragazza che avrà fatto l'assessment, che è individuale o a 360 gradi. Questi due assessment saranno sviluppati interamente da Egomnia e saranno realizzati da degli HR Director che ruotano intorno alla piattaforma Egomnia, clienti, partner, eccetera, eccetera. Quindi saranno nuovi. E per fare questa operazione io ho voluto aprire questa campagna crowdfunding perché così i soldi arrivavano in Italia, in maniera tale che potevo finanziare più facilmente questo sviluppo e per capire se poteva essere di interesse, quindi se la community è disposta a pagare poco, perché i prezzi saranno veramente molto bassi rispetto a quelli agli assessment presi sul mercato, e se un servizio del genere è percepito come un aumento di qualità e del valore. Se questo è, allora abbiamo tutti vinto, perché poi io utilizzerò quei soldi per sviluppare queste tecnologie. La campagna è stata fatta ma non è stata ancora pubblicizzata. Io la pubblicizzerò probabilmente tra 2-3 settimane. Quindi diciamo adesso è stata solamente creata e già vedo che sta suscitando un po' di pareri contrastanti. Però questa è la ragione, anzi siete i primi a cui lo dico. Perfetto, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Sei pronto? Sì. Egomnia sarà il motore di ricerca che vi porterà dove vi meritate di arrivare. Ci sono un botto di iscritti da quando siamo online. Siamo interessati ad acquisire Egomnia. Avere il 100% della società mi dà più libertà di movimento. Io ho lavorato con te, tu hai lavorato per me. L'unica cosa che ti interessa è sempre la stessa. Te, te e te contro tutti.